Si riparte alla grande dopo una breve pausa estiva, ritorna Polifemo, l'occhio di Abate, ogni venerdì alle ore 21 su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, e in replica ogni domenica alle ore 14.30, ma c'è poi ogni giorno, lo sottolineo, ogni giorno, lo sportello del cittadino in onda alle ore 16.30, alle 19 e alle 23, una sorta di ufficio denunce, ufficio reclami. Beh, noi, a differenza dei nostri politici, della classe politica istituzionalmente preposta, noi di Polifemo, l'occhio di Abate, il sottoscritto, non si dimentica di voi cittadini. Siamo sempre dalla vostra parte, penso di averlo dimostrato in tanti anni di attività giornalistica, anche rimettendo, pagando sulla mia pelle il costo della dignità e della coerenza, ma l'ho fatto con gioia e con onestà intellettuale, sarei pronto a rifarlo altre 100.000 volte. Continueremo a denunciare i tanti misfatti di questa città e di questa regione, di Taranto e della regione Puglia. Penso a tante situazioni paradossali, penso all'ambiente, alla strage che sta compiendo la grande industria con la complicità del governo. 8 decreti salva Ilva che sono tanto mortali quanto le emissioni mortali appunto dell'Ilva. Penso alla sicurezza sul posto di lavoro, penso ai tanti giovani che vanno a lavorare e non sanno se torneranno a casa, quasi andassero in guerra. Ma c'è tanto di cui parlare, c'è la salute, ci sono i diritti negati dei malati, saremo attenti sulla ASL, saremo attenti sulle problematiche del malato, sempre dalla parte del cittadino. E poi ci sono tante vicende relative allo sviluppo e alla crescita di Taranto, alle infrastrutture, penso al porto di Taranto paralizzato, penso all'aeroporto, ci vengono negati vergognosamente i voli passeggeri, i voli civili. Ci sono tante responsabilità anche dell'amministrazione comunale, perché il comune svolge un ruolo fondamentale nella vita cittadina, e allora è il caso che l'amministrazione Stefano si dia una bella mossa, dia una svolta, ammesso che ne sia capace, al letargo a cui ha condannato Taranto per 8 anni, ma ci sarebbe tanto altro da dire, la provincia, il presidente Tamburrano, la questione rifiuti, saremo attenti e saremo vigili anche sulla regione Puglia, si è insediato da poco, da qualche mese il governatore Emiliano, saremo attenti affinché Taranto non sia il fanalino di coda. Parleremo anche delle cose spicciole, di quelle cose che piacciono a voi, la vivibilità urbana, una città, quella di Taranto, che giace nel degrado più assoluto, dalla invivibilità urbana, dal degrado di strade e marciapiedi alla inefficienza dell'ANIO, ai cassonetti traboccanti. Noi siamo dalla parte dei cittadini, noi non facciamo la TV da salotto, quella per intenderci, per capirci, dei fighetti, dei ben pensanti. Noi parliamo al popolo, con la lingua del popolo, senza infingimenti e senza falsità. Volutamente ho inteso mettere come sottofondo musicale un brano molto bello dei Dear Jack, interpretato magistralmente da Alessio. Non importa di noi è il titolo del brano. Ecco, non importa di noi, potrebbe dire la gente quando pensa alla politica, quando pensa a chi ci rappresenta istituzionalmente. Non importa di noi, probabilmente, ai nostri parlamentari, a quei parlamentari che evidentemente hanno dimenticato la realtà ionica, la realtà di Taranto. E che dire delle favole che ci racconta Renzi? Lui pensa solo a salvare l'Ilva, altro che decreti salva Taranto, sono decreti ammazza Taranto. A me invece importa tanto di voi e di noi, per questo c'è Polifemo, l'occhio di Abate,
Per questo c'è lo sportello del cittadino, sempre e comunque dalla vostra parte, costi quel che costi.